Rieccoci in studio. Dunque, come abbiamo sentito prima dai titoli, il Papa non andrà in vacanza in Val d'Aosta, dunque aumentano le speranze di poterlo vedere quest'estate in Alto Adige, precisamente a Bressanone. Vediamo servizio. Aspettiamo con fiducia e speriamo. Queste le parole del portavoce della Curia di Bolzano ai cronisti che gli chiedevano se il Papa avrebbe trascorso a Bressanone un periodo di riposo quest'estate. Dopo che da Aosta si è saputo che Ratzinger non andrà alle Combe, a Bressanone si è diffusa una certa aspettativa per un ritorno del Santo Padre. Il vescovo di Aosta informa che il Santo Padre ha declinato il suo invito a trascorrere alcuni giorni di vacanza nella diocesi di Introdde. E nella medesima circostanza il pontefice ha espresso gratitudine ed apprezzamento per il suo soggiorno del 2009 e ha chiesto al vicario aostano di estendere i suoi sentimenti al clero, alle autorità regionali, al sindaco di Introdde e a tutti i valdostani unitamente alla sua benedizione. Nel comune valdostano Benedetto XVI ha fino ad ora trascorso 3 soggiorni. Oltre a quello dello scorso anno, durante il quale si procurò una frattura al polso, anche nel 2005 e nel 2006. E qualora Ratzinger dovesse lasciare Roma per recarsi in Alto Adige, la notizia entro marzo sarà resa nota. 2 anni fa era già stato ospite del seminario maggiore di Bressanone con grande partecipazione di fedeli provenienti da ogni parte della provincia e del nord-est. Il portavoce Martin Pezzei ha comunque specificato come da Roma non vi siano state finora né conferme né smentite.